diamo centralità e preminenza alla parola, per cui iniziamo subito con la proclamazione di questo brano scelto per la lezione. Qualcuno di voi che venga a proclamarlo e noi ascoltiamo in religioso silenzio. Chi vuole proclamarlo? Tante persone, quindi anche. Tre quarti d'ora. Cominciò di nuovo ad insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi. Sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Abbiamo proclamato e abbiamo ascoltato la parola.
quello che faremo insieme è una piccola esperienza con alcuni momenti soltanto della Lectio Divina, perché la Lectio permette veramente sia personalmente che comunitariamente di fare un ascolto fruttuoso della parola. Perché? Perché ci sono tre coordinate nella Lectio. La prima rimane misteriosa, l'azione dello Spirito Santo, però c'è. E il percorso sinodale ci ha molto abituati a tenere presente l'azione dello Spirito Santo in ogni atto di ascolto, a maggior ragione nell'ascolto della parola. Prima coordinata misteriosa è la presenza e l'azione dello Spirito Santo. La seconda coordinata, che è centrale proprio nell'atto stesso della Lectio, che è il testo sacro. Siamo sempre tentati di ascoltare e andare subito oltre il testo. Invece la Lectio ci deve obbligare a rimanere il più possibile legati al testo, sia nella comprensione del senso letterale, sia nella comprensione del senso allegorico, prendiamo i tre sensi classici, no, dei padri della Chiesa, e poi finalmente nell'apertura al senso spirituale o al senso, cioè al senso pieno, al senso che tocca finalmente la tua vita e ti porta anche a decisioni, perché quella parola diventi frutto nella tua vita e quel frutto contiene in te la possibilità di un nuovo seme da seminare ai fratelli. E ti dico subito, noi non ci possiamo limitare a seminare la parola leggendo o interpretando il Vangelo così come ci viene al momento, ma dobbiamo annunciare la parola nella fedeltà al testo e nel seme che si trova nel frutto della nostra vita. E questa è la terza coordinata, cioè la nostra vita finalmente resa fruttuosa dalla parola, che contiene in sé un seme della parola. Per cui quando io semino, non semino soltanto la scrittura, ma semino la scrittura che, avendo portato frutto in me, ha fatto germogliare in me dei semi che non sono miei, sono della parola. Nel frutto della mia vita, se sono frutti autentici, ci sono i semi della parola. È proprio come in agricoltura. Il seme, lo stelo, il frutto che ha dentro il seme, ma quel seme conserva il genoma del seme che è stato piantato. Però ha bisogno di essere frutto in me per poter di nuovo rigenerare e incarnare nella situazione di vita di chi l'ascolta, per diventare poi seme da seminare. Annuncia ciò che credi, annuncia ciò che vivi, non dimentichiamo mai. Allora, queste sono le tre coordinate. Ovviamente nella lezione che noi andremo più o meno a fare, di queste coordinate teniamo presente tutti e tre, e ovviamente ci muoveremo soprattutto tra il senso letterale, allegorico della scrittura e quello che poi è la nostra condizione di vita, sia ecclesiale e sia personale. Anche questo è importante. L'ascolto deve avere sempre la dimensione ecclesiale, la mia comunità di fronte a questa parola, la mia vita personale di fronte a questa parola. E c'è un intreccio tra la comunità e la vita personale. Se io vivo nella comunità, se sono un apolide, è chiaro che a me dice una cosa e alla comunità penso che dirà un'altra cosa. Questo è un rischio, di porsi accanto alla comunità nell'ascolto. E quando ci poniamo accanto alla comunità, la parola a me dice qualcosa di diverso e mi autorizza a giudicare la comunità.
Riportatelo questo nei vostri consigli pastorali. Chi si pone sempre un passo accanto per giudicare, forse sta ascoltando la parola su due fronti, uno per sé e un altro per la comunità. E questa è una dissociazione pericolosa, perché tradisce la parola, perché la parola è perché noi possiamo costruire insieme la comunità. Con tutta la nostra originalità personale dobbiamo costruire la comunità e non metterci un passo accanto per giudicare la comunità. E questo vale anche per noi sacerdoti nell'omelia. Non ci mettiamo uno scalino sopra, a noi non dico un passo accanto, uno scalino sopra rispetto alla comunità. Papa Francesco, nel parlare dell'omelia, insiste molto sulla empatia che il sacerdote ha con la sua comunità. E quell'empatia significa conoscenza della comunità e significa condivisione della vita della comunità. Per cui, quando non c'è questa empatia con la comunità, o è un'omelia che va per tutte strade strane che la gente non capisce, ma chissà dove vuole arrivare stamattina il mio parroco. Oppure si cala soltanto come un giudizio sulla vita della comunità o sulla vita di alcune persone. Perché vuole questo, di prendercela con alcune persone. A volte non facciamo nome e cognome, ma sarebbe meglio farlo, saremmo più, come dire, onesti, no? A volte siamo anche vigliacchi, facciamo capire tutto noi sacerdoti. Ci manca solo il nome, il cognome e l'indirizzo. Che poi arriva qualcuno in sacrestia e ti dice: ma ce l'avevi con me? È capitato a voi, eccellenza, qualche volta? Ma ce l'avevi proprio con me? Il che può anche essere interessante, ma bisogna vedere come quel ce l'avevi con me è stato recepito. Tante volte viene recepito in senso positivo, nel senso che uno capisce quella parola lo riguarda da vicino, lo tocca da vicino. Altre volte invece si sente come un giudizio di condanna. La parola non può essere un giudizio di condanna. E questa parabola ci aiuta a capire come la parola valuta ma non condanna. Fa capire le situazioni ma non condanna. Allora, queste tre coordinate noi cerchiamo di vedere più da vicino, ecco, nel testo. Un attimo l'orizzonte del titolo che il vostro anno pastorale ha. È un titolo, ovviamente i titoli sono sempre sintetici, e Sua Eccellenza già ha messo una dritta in quello che ho detto prima. Io mi permetto soltanto di dire, qui ci vuole un verbo in mezzo, ci vorrebbe. Il ministero della parola, ecco, permette di fecondare e servire la vita. Perché permette? Perché non è il mio ministero che feconda e serve la vita, ma è la parola che feconda e serve la vita. Ora, nei titoli non si può mettere tutto, però dovendolo dischiudere, dovendolo aprire questo titolo, che ovviamente è, nella sua sintesi dice tutto, dobbiamo stare attenti. Ecco perché la corsa a essere lettori è la corsa a essere lettori o a fare un servizio alla parola. E facendo il servizio alla parola io servo la comunità, perché la parola, la comunità ha bisogno della parola. Ma è un servizio quello del lettore che più di tutti, permetto di dire, più di tutti gli altri ministeri istituiti o non istituiti, deve dire, sono un servo inutile, perché può leggere chiunque. Mai come nel ministero del lettorato si può dire, sono un servo inutile. Perché già nel, prendiamo nell'accolitato con quell'aspetto importante, che non è quello di accendere le candele, ma di portare l'Eucaristia agli ammalati, come nel ministero straordinario della comunione. Già lì c'è qualcosa che inerisce anche la nostra propensione al ministero della consolazione, del sollievo, della vicinanza alla sofferenza, del non tirarmi indietro di fronte all'ammalato, perché alcuni ti dicono non ci riesco a entrare dove c'è un ammalato nel letto, non ci riesco.
Allora, lì già c'è qualcosa di più, ecco, costringente la vita della persona, ma veramente nel ministero del lettorato, dopo che avete detto parola di Dio e gli altri dicono rendiamo grazie a Dio, andando al posto diciamo, poteva leggerla anche un altro. Ma questo nella mente però, non di alta voce, no? Tutti dicono rendiamo grazie a Dio, noi nella mente diciamo poteva leggere anche un altro al posto mio, forse avrebbe letto meglio. È importante conservare questo senso di inutilità in tutti i ministeri, anche nell'episcopato. Però ci sono alcuni che veramente non dobbiamo monopolizzare, che non ce n'è motivo. Non ce n'è motivo di monopolizzare. E poi, se il ministero della parola inerisce al munus profetico, e penso che nel battesimo tutti quanti abbiamo ricevuto il munus profetico, tutti quanti siamo sacerdoti e profeti, e quindi non è che io posso dire no, quando fui battezzato il mio munus profetico portava già, no, il timbro per fare il lettore, no. Bene, questo era giusto per rientrare nel titolo e per portare nella terza coordinata, perché interessa a me anche la terza coordinata. Adesso ci avviciniamo al testo, perché il tempo passa, però credo queste cose già rientrano nella nostra riflessione, non sono così gli antipasti dei ristoranti per non farti mangiare il primo. Questi non sono antipasti da ristorante, questi sono, rientrano già nella sostanza del menù. Non so se alcuno di voi non ha già partecipato alle mie lezioni, sacerdoti sì, sia perché ho insegnato a loro, sia perché sono venuto anche altre volte a predicare il ritiro ai sacerdoti. Per rimanere legato al testo io faccio sempre questi schemi in cui ci sono tre punti di solito. Ecco, un titolo che riassume un primo significato, un primo messaggio, che poi ovviamente nella meditazione va allargato. Poi sono le parole chiave da cui io ho preso in sintesi questo messaggio, le parole in corsivo, no? E poi, non sempre, qualche riferimento a altri testi biblici, ma questi riferimenti ovviamente andrebbero letti ogni volta, ma diventerebbe proprio una lezione non più diocesana, ma una lezione monastica. Siccome i monaci hanno poco da fare, allora si possono permettere il lusso di far durare una lezione una settimana. Sì, perché il monastero la lezione dura una settimana, non dura due giorni. I monaci, non i frati, i monaci. Ecco, e allora ovviamente noi abbiamo una lezione diocesana in cui dobbiamo fare i passi nella loro, ecco, breviorità, che è proprio del quotidiano diocesano. Noi siamo per il breviario, in tutti i sensi. Non c'è niente da... Bene, allora andiamo più da vicino al testo. Ecco, il primo punto, che io poi metto più o meno in relazione, è dato dai versetti 1-2. Che cosa fanno questi due versetti? Presentano il maestro. Il maestro nell'atto solenne di insegnare. E questo è importante. Perché se il soggetto è la parola solo in Gesù in qualche modo coincide perfettamente con la sua persona. Infatti nel sottotitolo vi ho messo il seminatore parola. Solo lui ha questa possibilità di essere allo stesso tempo seminatore e seme, seminatore e parola. Noi siamo ministri, anche se poi il frutto della nostra vita contiene in sé i semi della parola senza averne modificato il genoma. Noi siamo cristiani non geneticamente modificati. Dovremmo essere così, eh? Ecco, poi quando arrivano le eresie vuol dire che siamo geneticamente modificati. E nella storia noto parecchie eresie e siamo stati più volte geneticamente modificati. Spero che oggi non lo siamo, spero. Allora, cosa fa? Presenta il maestro nel suo atto solenne di insegnare. Però questo atto solenne ha qui alcuni elementi, proprio per rimanere al testo. Il primo elemento è questo avverbio che io sottolineo sempre, ogni volta che c'è.
Comincio, va bene, il verbo di nuovo, palin in greco. Questo di nuovo non è soltanto un'indicazione di una azione che viene iterata, non è un verbo solo di iterazione dell'azione, ma è un verbo teologico, perché appartiene a Dio parlare di nuovo, e quello che dice è nuovo, e la novità che dice viene a incontrare il bisogno dell'uomo. Quindi quel di nuovo è divino. E la Chiesa che annuncia ancora e di nuovo la parola rientra nel ministero proprio di Dio, che non si stanca di parlare ai suoi figli. E quasi sempre nella Scrittura, nell'Antico Testamento soprattutto, prendiamo il profeta Geremia, il di nuovo è perché non hanno ascoltato, il di nuovo perché non hanno capito, il di nuovo perché hanno disobbedito. Non è un di nuovo perché c'è un'altra cosa da dire, no, perché è stato detto ma è stato respinto, è stato annunciato ma è stato contraddetto, e Dio non si arrende di nuovo. Ora Dio va in questa linea di nuovo, diremmo noi, non perde mai la pazienza. Ora, questo di nuovo di Gesù rientra in questa linea, incomincia a insegnare, il verbo didasco, didaschen è il verbo ricco, no? Proprio del maestro che prende dal tesoro, come lo scriba, dal tesoro del suo cuore, cosa nuova, cosa antiche, ma prende soprattutto, ecco, quello che il Padre gli ha detto di dirci. Tutto ciò che è mio è tuo. E quindi quello che Gesù dice è attinto dal mistero di Dio. Lungo il mare, qui la sottolineatura, non voglio adesso esagerare, poi andremo molto più avanti, no? Ecco, è il luogo dove Gesù insegna lungo il mare, ma qui c'è una sottolineatura, parla dalla barca che sta sul mare, quasi a dire a chi legge e a chi ascolta che la potenza del predicatore ha già messo a tacere le forze che per loro natura si oppongono a Dio. Il mare nella cultura biblica indica proprio quelle forze che costitutivamente si oppongono a Dio. Ora lui che parla dal mare è una questione di comodità, vuol dire, certo è una questione di comodità, però è anche una questione fortemente simbolica. Quello che lui dice già ha messo a tacere le forze del male. Ora, quello che ha messo a tacere le forze del male deve incontrare la libertà dell'uomo che ascolta. Capite? Le forze del male si sottomettono. L'uomo che ascolta in libertà è a tutto un margine, a tutto un margine. Però lui insegna così. Come uno, direbbe Marco in altri contesti, come uno che ha autorità. Qui non dice insegna come uno che ha autorità, ma dice insegna stando seduto sulla barca sul mare. E lì è il massimo dell'autorità. Per fortuna che a noi la cattedra l'hanno messo sicura, eccellenza. Ma se la nostra cattedra per indicare l'autorità l'avesse messa sulle onde del mare, io non so che cosa avrei fatto. Non è abbattuta, ecco la simbologia. Per noi la cattedra indica il magistero, ecco, nella verità, un magistero autorevole. Il vescovo parla dalla cattedra, il papa parla ex cattedra, proprio con l'autorità del maestro divino. Però qui Gesù mostra l'autorità non su una cattedra, una sedia, ma sul mare. Sono due i luoghi in cui la sua autorità, ecco, viene fuori. Quando è seduto sul mare, sulla barca sul mare, e quando sta sul monte. Sono le due posizioni che esprimono la sua autorità divina. Sul mare perché mette a tacere le potenze del mare. Sul monte perché Dio parla dal monte. Dio ha chiamato Mosè sul monte. Dio parla con Elia sul monte.
Gesù va sul monte per la trasfigurazione, Gesù è sul monte per le beatitudini, no. Ecco, sono i due luoghi, dicono i teologi, topici, cioè gli indicano qualcosa di più grande. Ecco perché dicevo che questo inizio solenne, però questa solennità sembra poi avere una caduta. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento, e poi incomincia la parabola. Perché io vedo il discorso della parabola come una caduta? Perché se dall'alto della sua autorità avrebbe parlato come Dio sul Sinai a Mosè tra fulmini e tuoni, le folle sarebbero scappate via. La parabola è l'involucro umano divino che permette al seme della parola di raggiungere ogni uomo. La parabola, mi piace definirla così, è un involucro. E la definisco così perché Gesù stesso è stato definito la parabola di Dio. E quindi Gesù, in quanto parabola di Dio, è l'involucro della carne umana che ha accolto in pienezza la divinità del Figlio di Dio. Come poteva venire il Figlio di Dio in mezzo a noi se non fosse stato avvolto dalla carne umana? Come veniva? Come potevamo riconoscerlo? Quindi, mentre sembra che da questa autorità potente si cade in basso, sì, si cade in basso in quello che i padri chiamano la divina accondiscendenza. Mentre dalla barca, dal monte, ecco, mostra di essere il Dio potente, il Dio creatore, il Dio giudice, con le parabole egli si avvicina al cuore di ogni uomo. Però è proprio lì il mistero. La parabola è il cuore dell'uomo che deve decifrarla. In fondo questa parabola del seminatore del seme alla fine ha al centro questo mistero, ma come facciamo a decifrarla noi? E qui voglio aprire già un capitolo, penso che Sua Eccellenza anche ci sta pensando, no? Ci stiamo preparando al secondo biennio e si parla di lettura sapienziale, ma non perché ho insegnato sulla scrittura, non sono nessuno, ma io tremo nel pensare quale capacità le nostre comunità hanno di fare lettura sapienziale. Perché nei primi due anni abbiamo raccontato il nostro vissuto di Chiesa, con tutto ciò che di bello abbiamo, con tutte le manchevolezze, è stato bello, ci siamo raccontati, nell'ascolto della parola ci siamo raccontati, sì, però ci siamo raccontati sotto la parola. Ma la lettura sapienziale significa capirsi con la parola, non solo raccontarsi. Io penso che sia questo. Capirsi secondo la parola. Perciò lancio a voi questa sfida. L'ho detto anche l'altro giorno nell'assemblea alla mia diocesi, che abbiamo chiuso il secondo anno pure noi del percorso sinodale. Ci avviamo ai due anni di lettura sapienziale. Ci dobbiamo attrezzare a capirci con la parola. A capirci, se no penso che potremmo fare altri due anni di racconto. Questa è la mia paura. Faremo altri due anni di racconto con di soppiatto rientrano le famose programmazioni pastorali. Ma racconto con programmazione pastorale non è lettura sapienziale. Mi dispiace, lo dico a me, lo dico a voi, poi vi confronterete su questo. Non confondiamo la lettura sapienziale con un nuovo racconto in cui si intrufola di nuovo la programmazione annuale, biennale, triennale, no, quello che siamo abituati a fare normalmente. Ecco allora che queste parabole ci aiutano a trovare anche noi un modo per leggere la realtà con la parola, per leggerci con la parola, per capire la realtà con la parola, per capirci con la parola
e poi finalmente nella terza fase essere profeti, cioè noi incominceremo a seminare nel corso sinodale dopo il biennio della lettura sapienziale, perché viene la fase profetica ed è il profeta che semina. Anche qui faccio una confidenza da professore, lo voglio dire, ma tanti ragazzi mi chiamano ancora professore. Quando lessi le tre fasi, mi disse, ma poi dopo ci ho riflettuto, e cioè bisogna riflettere, no? Perché la nostra mente a volte ha sempre questi voli pindarici. Ma io mi ricordo sempre che nella scrittura ci stanno Torah, Nevim e Chetubim, leggi, no? Profeti e scritti. E sapienziali sono negli scritti, perché noi abbiamo messo prima i sapienziali? Oh, Pasquale, non mi guarda, rifletto pure tu, Pasquale Giordano. Perché hanno messo prima, ecco, la lettura sapienziale, quando noi abbiamo la scansione biblica, Torah, Nevim e Chetubim? E poi ho riflettuto. Perché la nostra profezia, se mai ci sarà, e ci sarà perché la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, è una profezia che deve nascere in qualche modo da una vera lettura sapienziale. Per cui anche le decisioni a breve termine da prendere, perché la profezia spara lontano e poi come la pallottola cade davanti al fucile, cioè questa è la vera profezia, no? Spara lontano, però intanto la pallottola cade davanti al fucile. Agaz, Isaia 7, con Agaz ha sparato lontano la Vergine, però la pallottola è caduta in testa ad Agaz. Non c'era il fucile allora, è un'immagine azzardata la mia, ma è così. Allora anche noi quando andremo alla fase profetica, sicuramente ci sembrerà di sparare chissà dove, però dobbiamo capire se quello che spariamo chissà dove ha una caduta davanti a noi. Una ricaduta davanti ai nostri passi, davanti ai passi delle nostre chiese, davanti ai passi di questa umanità che, almeno nei nostri territori, gira ancora intorno alla Chiesa. Noi abbiamo questa condizione. L'umanità non è lontana, ci gira ancora intorno. Questa è la lettura che io faccio, sembrerebbe che sia allontanata, ci gira ancora intorno. In tanti modi. Noi non siamo una balia parigina o che ne so, una favelas sudamericana, no. Ringraziando Dio, siamo diversi. Però dobbiamo capire, a non sparare così lontano e non cogliere nel presente. Beh, insegnamento in parabole alla folla per avvolgere e consegnare il mistero. Quindi questo involucro che avvolge e consegna il mistero. Andiamo al secondo punto. Qui c'è la parabola, nella sua semplicità e anche nella sua umanità. È interessante però che Gesù fa precedere questa parabola dal verbo acuete, ascoltate. Di solito si sa che se Gesù parla vuole essere ascoltato, no? Però qui sembra quasi dire, guardate, questa parabola ha bisogno di orecchie, però di orecchie che intendono, non di orecchie come della dopo che non intendono niente, però acuete, ascoltate, ascoltate. È chiaro che questo ascolto è lo Shema, quindi quando quella folla sente acuete sicuramente pensa allo Shema del Deuteronomio. Shema Israele, no? È chiaro, è una folla, per quanto folla, è una folla istruita in quella che è appunto la fede dei padri, in quello che è la lettura della scrittura il sabato nella sinagoga. Quindi quando sente acuete è come se dicesse Shema, poi Gesù parla in aramaico, quindi ancora di più c'è un'assonanza di termini. Allora questa è la parabola per capire come avviene la semina per l'ascolto. Come avviene la semina per l'ascolto. Il seminatore semina, e qui io dico nel piccolo significato immediato ma profondo che ho dato, l'invito all'ascolto come inizio del rapporto seme e terreno. Cioè se non c'è l'ascolto,
Il rapporto seme-terreno non incomincia proprio. Nelle scene che Gesù presenta, il rapporto in qualche modo inizia sempre, quindi c'è una parvenza o un certo ascolto. Cioè, poi abbiamo delle condizioni che non permettono al seme di germogliare o di arrivare a maturazione, no? C'è una specie di gradualità. Però, ecco, il rapporto seme-terreno è dato dalla capacità di ascolto. Poi il rapporto seme e frutto è dato dalla capacità di obbedienza. Ci siamo? Ripeto. Allora, il rapporto seme e terreno, quindi parola, è data dalla capacità di ascolto, cioè il cuore entra in sintonia con la parola se ascolto. Il portare frutto, quel terreno buono secondo le varie gradazioni, viene fuori se l'acuo diventa, in greco come anche in italiano sono le stesse parole, diventa iupacuo. Come in italiano l'udire diventa obbedire. In greco l'acuo diventa iupacuo. Se non diventa mai obbedienza, frutti non ce ne sono. Non ce ne sono. Arriviamo a una certa fase e poi ci stanchiamo, ci scandalizziamo. C'è proprio il verbo scandalizza a un certo punto, no? In questo testo. In italiano non c'è, ma in greco c'è. Ci scandalizziamo. Ogni scusa è buona per abortire il rapporto seme-terreno. Per abortire il rapporto parola-cuore. E qui c'è ovviamente il racconto che non vado a rileggere, perché dopo Gesù lo riprende nella spiegazione che darà ai suoi. Però lo voglio rileggere molto velocemente, no? Proprio perché possiate così vedere la scena della semina, del seminatore che uscì a seminare. Poi dico un'altra cosa su questo verbo. Adesso vi voglio rileggere, così vi riposate un attimo la mente. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Una parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva, riprende la cuo iniziale, la cuete, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Questa è la scena, ecco, unitaria della seminagione. In questa scena unitaria c'è un centro. Il centro è il seminatore, perché in pratica chi attraversa tutti i terreni è il seminatore con il suo seme. Non è che il seminatore va dritto al terreno buono e semina lì, oppure i garzoni vanno al terreno scadente e lui va a quello buono, o viceversa, lui va al terreno scadente e i garzoni a quello buono. No, è lui, il centro è il seminatore. E mi devo fermare perché poi mi piace, come dire, anche stimolare la riflessione. Il testo, sia in greco che in italiano, è il verbo uscire. Questo verbo penso che è diventato un mantra. Noi siamo chiesa in uscita. Ma vuoi vedere che in tutte le uscite ci dimentichiamo che dobbiamo uscire sempre pure per seminare? Ho avuto questo dubbio, che nelle uscite della chiesa pare che ci sia tutto fuorché la seminagione. Pare. Perché poi il Papa giustamente mette questa parola uscita in un'altra parola fortissima, che lui in qualche modo carica di significato,
la dimensione costitutiva della Chiesa nella sua missionarietà. La Chiesa è missionaria. Allora non ci può essere un'uscita della Chiesa, per qualsiasi motivo esca, che non sia una missione di evangelizzazione, che non sia una missione di semina, anche quando il gesto non è quello di salire sul pulpito e predicare, non è quello il gesto massimo della seminagione. Perché il seminatore poteva andare direttamente al terreno buono, lo sapeva dove era il terreno buono. No, il seminatore esce per incontrare tutta la tipologia dell'umanità. Questo è importante. Lui esce per incontrare tutta la tipologia dell'umanità. E in ogni tipologia getta una parte del seme. Non tutto il seme, no, è importante questo, una parte, no? Una parte. E questo cadde non esprime casualità, ma esprime il risultato di un gesto di semina che ha un valore egualitario. Il seminatore semina con la stessa mano tutti i terreni. Non è che quando vedi quel sassoso, tre seme va avanti, no? Come quando noi incontriamo persone che non tanto pensiamo essere vicine alla Chiesa o simpatiche, e dice vabbè, buonasera, non ci vediamo un'altra volta. E lì noi non siamo seminatori, e siamo persone che mettono la mano in tasca per non far cadere neanche un seme. Neanche un seme facciamo cadere quando facciamo così, tutti quanti, vescovi, preti, suore e laici. Su, non ne vede troppo, ma ce ne sono un po'. Ce ne sono un altro paio di Vabbè. Attenzione, il seminatore uscì a seminare. Ora, che questo terreno cade non è casualità, è perché il terreno è seminato con eguaglianza su ogni terreno. Il seme è seminato, però questo seme cade, c'è una forza di gravità del seme. Questa forza di gravità del seme che cade, la potremmo comprendere, ma ci siamo confrontati con Don Filippo e non è il caso perché già il tempo sta scadendo, si può capire se andiamo a leggere le parabole che seguono quelle del seminatore, cioè il seme che cresce, perché il seme è il regno. Il seme è Gesù Cristo, per cui quel seme ha una forza di gravità in se stesso che è attratto dal terreno, cade nel terreno e fa il suo percorso nel terreno. E quindi c'è un momento in cui il seminatore, in questo caso non Gesù Cristo, ma la Chiesa, il missionario, il catechista, chiunque sia, non ha più nessun potere sul seme. C'è un momento in cui colui che semina non ha più potere sul seme. Ma questa caduta di gravità del seme, ecco, fa giocare la partita tra seme e terreno, fra parola e cuore. Però siccome solo Cristo e il seme coincidono perfettamente, lì possiamo dire che la partita si gioca tra il seme e il seminatore, tra la parola e il verbo che è Gesù Cristo, possiamo dire proprio termini molto forti, no? Ecco, la forza di gravità dell'incarnazione, ogni volta si ripete, la parola cade, come il verbo è caduto dal cielo. Sant'Alfonso nel canto, che forse non sappiamo se nella forma italiana è sua, no? Ha attutito questa caduta, perché tu scendi dalle stelle, no? Non l'ha fatto cadere dalle stelle. Sant'Alfonso l'ha un poco, ma è la caduta. Balabam, scende. Questa è la scena, però ricordiamoci bene che noi ogni volta che usciamo per seminare. In qualsiasi modo noi usciamo e per qualsiasi motivo usciamo, noi seminiamo.
Adesso c'è questo passaggio, dei versetti 10-12, che è un po' una crux interpretum, cioè qua i padri sono molto espliciti, i padri non hanno peli sulla lingua, insomma, vabbè, però noi cerchiamo sempre di come dire, essere ecumenici, ma chi sono questi che capiscono, non capiscono, che si perdono, che si salvano? Non è facile trovare, ecco, un punto che dia luce a questo passaggio, che fa da ponte tra la parabola raccontata nella sua chiarezza, perché è semplice, e la spiegazione che ne fa Gesù dopo, che è altrettanto semplice e chiaro. Qual è questo punto centrale? A 1:10-12 versetti. L'ingresso nel mistero può avvenire attraverso la domanda che la fede pone. Ecco, di fronte alla parabola, per poter, come dire, perforare questo involucro, questo involucro di umanità, questo involucro di semplicità che la avvolge, ecco, bisogna bussare con la fede. Altrimenti la parabola rimane chiusa in se stesso, o addirittura, cioè, o meglio, ne intuisci pure il significato, ma tu ti poni sempre fuori, e qui è il termine che fa la differenza, tra il voler entrare o il rimanere fuori. La parabola serve anche a stimolare la decisione: vuoi entrare nel mistero? Vuoi rischiare l'ingresso nel mistero? Se vuoi rischiare, allora con la fede ti inserisci e capirai. Se invece hai paura di rischiare, vuoi rimanere sempre davanti per poter poi eventualmente avere a disposizione una via di fuga o una via di condanna per gli altri, beh, allora non potrai mai entrare. E rischi di non convertirti e quindi non divenga perdonato. Risentiamo questi due versetti. Quando poi furono da soli, quindi c'è adesso un cambio di scena dal mare, la folla e i suoi discepoli vicino a lui, a un momento di intimità. Quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole, ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno, ma voi chi differenza c'è tra voi e gli altri? Per quelli che sono fuori, exo, perché sono fuori gli altri? Perché non hanno ancora deciso di instaurare questa relazione col maestro. Ecco, la relazione col maestro è il primo passo di fede, la sequela muove i suoi primi passi in un atto di fiducia verso il maestro: venite e vedete, seguitemi. Ma da quel seguitemi a pescatore di uomini, ce ne passa una vita, però seguitemi. Se non si segue, si rimane sempre fuori. Ora qui devo fare una riflessione, e mi permetto di dire che vuole essere un tentativo di riflessione sapienziale, un tentativo, cioè, poi semmai voi avrete modo di ritornarci con loro su questo. Che significa riflessione sapienziale? Prendiamo la parola così com'è oggi e portiamola nel nostro contesto. Allora, che rapporto c'è? Non lo prendete come una provocazione, tra la folla della festa della Bruna, no, è una cosa seria, perché io penso che la folla della festa della Bruna è una cosa importante. Se non abbiamo il coraggio di fare questo, non ci sono letture sapienziali, siamo ancora nelle letture degli iniziati. Noi non siamo iniziati a niente, noi siamo discepoli. Allora, che rapporto c'è tra la folla della Bruna e questo avvicinarsi per essere quelli che stanno dentro? Attenti a non fare subito una distinzione. La folla della Bruna sono le folle, questa folla abbondante intorno a Gesù che parla però, e lo ascoltano, no? E quel giorno il vescovo è ascoltato. Poi quelli di dietro sono quelli che eventualmente frequentano i consigli pastorali, i collaboratori del parroco,
i vari ministeri. Potrebbe essere una lettura sapienziale ma semplificata, perché qui rimane un mistero più grande, che è quello: come permettere a quelli di fuori di arrivare dentro. Non si tratta soltanto di dire quelli sono quelli di fuori, le folle, noi siamo quelli di dentro, perché in qualche modo, io riconosco questo anche ai miei che vengono sempre, dico quando vedo sempre gli stessi volti sono contento, non perché non ci sono gli altri, perché almeno ci siete voi e che non ve ne siete andati pure voi, no? Però è chiaro che poi ci pone il problema perché gli altri non ci sono, no? E cerchiamo di capire perché gli altri non ci sono. Però io non ho mai rimproverato sempre gli stessi, dico grazie che siete gli stessi. Grazie che siete gli stessi, e penso che anche se ce l'avete, dice a voi, grazie che siete qui. Meno male che ci siete. Meno male che ci siete. Però ovviamente la lettura sapienziale sarebbe come dire ridicola se noi la riducessimo alla folla della Bruna, queste folle che ascoltano poi alla fine rimangono sempre fuori, non si coinvolgono, e poi le folle, cioè quelle di dietro, sono quelli che ecco in qualche modo hanno trovato un loro spazio missionario, nel senso bello del termine, hanno trovato un loro spazio missionario nella comunità, hanno trovato un loro spazio missionario, non uno spazio di protagonismo, hanno trovato il loro spazio missionario nella comunità. Io mi auguro che voi siete tutti questi, che avete trovato uno spazio missionario nelle vostre comunità parrocchiali o nei vostri gruppi ecclesiali. Però noi ci dobbiamo porre, perché è serio, è come fare in modo che tutti in qualche modo possano avere la possibilità di passare dal fuori, dall'exo, al dentro. E questa è la sfida. Questa è la sfida nostra come missionari del Vangelo. E ovviamente, siccome vi dicevo prima, poi qui non vado molto oltre, perché poi ovviamente ogni diocesi ha le sue peculiarità e quindi non posso andare oltre, no? E io dico, siccome in qualche modo poi tutti girano intorno alla Chiesa, no? Di quelli che sono, a parte i turisti curiosi, vabbè, quelli è un'altra cosa, ma diciamo quelli del territorio diocesano che vengono alla festa della Bruna, sono di quelli che dicevo prima che in qualche modo girano intorno alla Chiesa. L'80% di quelli che sembrano che sono fuori poi arriveranno in parrocchia perché vogliono il battesimo, arriveranno in parrocchia perché vogliono la prima comunione, arriveranno in parrocchia perché vogliono le esequie del loro caro defunto, arriveranno in parrocchia perché vogliono fare la chiacchierata col parroco. Allora, quali sono le possibilità che noi abbiamo che questi che sono fuori, e sono fuori altre volte, possano finalmente avere un approccio per entrare dentro? E qui andiamoci a rileggere di nuovo l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Perché ci sono a volte delle difficoltà che noi, che siamo dentro, poniamo a quelli che sono fuori per poter in qualche modo fare un tentativo di ingresso. Un tentativo di ingresso. Non diciamo che entrano, un tentativo. Sto elaborando, ma non io, dalle letture che faccio, da quello che vivo, no? Che dobbiamo in questo cammino sinodale recuperare di più la pastorale della soglia. Perché tanti arrivano sulla soglia, stanno lì per entrare, basta un non niente e se ne vanno subito. Io dico un non niente per non dire basta qualcosa che noi diciamo, facciamo e se ne vanno subito. Vabbè, ma questo non entriamo nei dettagli. Allora attenzione, per poter entrare nel mistero della parabola e finalmente ecco, ricevere il frutto di grazia che essa contiene, ecco, bisogna fare questo passo di tentare di entrare. Tentare di entrare, non di entrare, perché noi da solo non possiamo entrare. Tentare di entrare. E Gesù in tante occasioni richiama o coinvolge i suoi discepoli, i suoi apostoli, perché aiutino gli altri a essere coinvolti.
Gesù, adesso non vi voglio fare elenchi, no? Quando istruisce i suoi, li istruisce per questo, cioè che siano persone che aiutano a entrare, aiutino ad avvicinarsi a Gesù Cristo, uno tra tutti. Gli apostoli scacciavano i bambini, uno tra tutti, ma ci sono altri ancora più sostanziosi di questo, no? Allora attenzione, l'ingresso nel mistero attraverso la domanda che la fede pone, ma questa domanda che la fede pone, e non ce la poniamo solo noi, ma se lo pongono anche quelli che sembrano tanto lontani, deve avere la possibilità di battere la testa contro l'involucro della parabola. Ha bisogno di battere la testa contro l'involucro del mistero che la Chiesa annuncia, ha bisogno di battere la testa anche contro l'istituzione della Chiesa che a volte sembra non capire. Perché anche l'istituzione, cari cristiani, anche l'istituzione è l'involucro della grande parabola che è Gesù Cristo. L'istituzione non è un'altra cosa, forse è la parte più dura, la parte più incomprensibile, ma fa parte dell'involucro dell'umanità di Cristo che porta ad ogni uomo la salvezza, anche l'istituzione. Questo incontro che noi facciamo è istituzione. Sta a noi fare in modo che questo incontro, che istituzione, non diventi una barriera. Sta a noi. E arriviamo alla fine, abbiamo finito. Don Filippo non mi guarda, io così faccio, sembra che finisco e poi non finisco mai, ma ho finito veramente. Lo sapete già, lo sapete già. Ti conoscono bene. I preti sicuramente lo sanno. Ma dobbiamo. Io su questo sono d'accordo con Papa Francesco. Per l'omelia che si fa ogni domenica in una parrocchia, no? È chiaro, non voglio fare ogni domenica mezz'ora. Però questi momenti credo che il Papa sarà anche d'accordo che non si possono risolvere in 7 minuti. Come lui dice. L'omelia va bene, ma l'omelia dove la fai ogni domenica però? Perché se vai in un posto che ti hanno invitato e parli 7 minuti, Gesù, e che sei venuto a fare? Hai fatto un viaggio? potevi mandarci un telegramma, cioè alla fine. Ci mandavi un telegramma. Cioè, io me lo pongo, eccellenza, questo, quando vado nelle parrocchie, no? Vorresti rispettare i 7 minuti del Papa. Ma io 7 sacramenti, vabbè, ma 7 minuti non ci riesco. Ma dove sono parroco invece rispetto i 7 minuti. Almeno 15 minuti. Almeno 15, io 7 volte, no, non sempre, vado anche oltre, però al di là di questo adesso, però capite che c'è bisogno. Attenzione, ma quella l'attenzione è 5 minuti, poi va benissimo, io ma contento pure del recupero, cioè alla fine. 5 minuti sente, 5 minuti non sente, 5 minuti. Quando fanno questa altalena, a me è capitato dopo che vengo, cioè, ma io mi sono perso un passaggio, tu, e io quando me lo sono perso io, adesso come te lo, se voi mi restano di dirti per il passaggio di un quarto d'ora fa, io non me lo ricordo perché io non ho scritto, ho preso degli appunti, no? È chiaro? Allora anche 5 più e 5 meno, 5 più e 5 meno alla fine. Qualcosa si porta via, perché c'è bisogno anche di comunicare, Allora Gesù cosa fa alla fine? E qui gli esegeti, Don Pasquale, c'è anche qualche altro esegeto qui in sala, non ricordo, ma Don Pasquale è a Roma, quindi, ecco, sanno tutte le definizioni della parabola, no? Non è il momento scolastico, però ovviamente sì, è anche qui come l'omelia, no? Si dice la parabola vera ha un significato unitario. Poi Gesù stesso, quando ne spiega qualcuna, fa l'allegoria, cioè a ogni passaggio dà un significato. In questo caso Gesù ha spiegato la sua parabola come allegoria, perché ha spiegato la qualità dei terreni e quindi la diversità delle risposte. Ora io dico, è vero, la parabola ha un significato unitario, ma il significato unitario, per non così poi andare secondo le preferenze, per me deve essere sempre cristologico. E questo lo dico per tutte le parabole, cioè alla fine
L'elemento unificante della parabola non è un significato che a me sembra preminente, ma è Cristo significato di quella parabola. E questo è molto chiaro, più che qui, nella parabola del buon samaritano. Perché lì è chiaro che l'elemento unificante è Gesù Cristo, è Lui il samaritano. Qui qual è? Gesù seminatore seme. Questo è l'elemento unificante. È sempre Lui, Gesù seminatore seme. Cioè anche i padri della Chiesa, tutti quanti, Origene, Agostino, quando discutono, ecco, delle parabole, è vero che loro sembra che corrono subito all'allegoria, però si salvano i padri perché nell'allegoria non perdono mai di vista Gesù Cristo come centro unificante il significato della parabola. Non lo perdono mai di vista. E poi dono a Cristo ruota tutto il resto. Perché è importante questa lettura che fa Gesù della parabola? Abbiamo terminato. Perché se vogliamo addentrarci in una lettura sapienziale, io ritengo che dobbiamo riscoprire, ecco, il percorso allegorico fatto però con serietà. Qui, caro Don Pasquale, cari sacerdoti a cui piace studiare, facciamo un servizio alla Chiesa e cerchiamo di recuperare con i padri, però, non con le nostre fantasie, ecco, i percorsi allegorici dei brani biblici, perché il percorso allegorico non perde mai di vista il centro che è Gesù Cristo, ma ti fa leggere le situazioni, ti aiuta a leggere le situazioni, perché ti inquadra, l'allegoria inquadra le diverse situazioni della vita umana. Come il caso della parabola del seminatore, questo è un caso emblematico, questa è, dice anche Gesù, è la parabola delle parabole, se non capite questo non potete capire niente più. Che cosa fa qui il Signore? Ecco, leggo il titolo, la parola, che poi è Lui, il seme, seminatore, parola, valuta, smaschera, indirizza e predispone gli ascoltatori all'accoglienza nel cuore. Cioè, tante volte noi abbiamo sbagliato nel correre al terreno buono che fa 30, 40, 60, no? Dobbiamo capire che c'è un valore sapienziale in tutti gli altri esiti che il seme ha. Perché perlomeno negli altri esiti, cioè dalla strada ai rovi, la parola valuta il terreno, smaschera la condizione del terreno, indirizza il terreno per una seminagione fruttuosa. Quindi si semina dappertutto, non perché tutti possono portare frutti immediatamente, ma si semina dappertutto perché la parola ha questo compito di valutare, smascherare, indirizzare e predisporre i cuori di chi ascolta. Quindi dobbiamo veramente seminare dappertutto. È chiaro, quando il vescovo parla alle foglie della bruna, no? Ma lui sa che annuncia il Vangelo, ma sa che lì, altro che quattro terreni, là ci sono, c'è di tutto, no? Ma deve seminare a larghe mani, perché la parola lì per alcuni sarà una valutazione della coscienza, per altri sarà uno smascheramento di ipocrisia, per altri sarà un nuovo indirizzo di vita, per tutti sarà un modo per dire, ma io come mi pongo davanti a Gesù Cristo? Allora Gesù interpreta così la parabola non tanto per dire la cattiva riuscita, ma per, ecco, rendere protagonisti tutti. E sapete da che cosa deduco il fatto che tutti sono protagonisti? Perché nella spiegazione, e nella nuova traduzione, ringraziando Dio, ha reso questo significato, versetto 14, il seminatore semina la parola. Non dice il terreno lungo la strada, no, dice quelli, ecco la personalizzazione, quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Quelli,
non più un terreno anonimo, quelli sono persone, sono persone. E così poi prosegue, quelli seminati sul terreno sassoso. Quindi c'è una specie di personalizzazione e distinzione. Cioè io non sono condannato a essere terreno sassoso, io non sono condannato a essere strada, ma quelli lungo la strada, che in quel momento della vita si trovano lungo la strada, quelli che in quel momento della vita, ecco, sono terreno sassoso, quelli si vedono sul terreno, cioè c'è un momento in cui il tuo cuore è un terreno sassoso, ma tu non sei terreno sassoso. E così prosegue, no? Altri sono quelli seminati tra i rovi. Allora, sono in questa scena proprio è chiara. Quelle persone si trovano tra i rovi, non sono rovi. Tante volte noi così abbiamo interpretato. Quelli sono strada, quelli sono terreno sassoso, quelli sono rovi. No. Quelli che si trovano sulla strada, quelli che si trovano nel terreno sassoso, quelli che si trovano tra i rovi. Ma non sono loro i rovi, non sono loro il terreno sassoso, non sono loro la strada. Capite quanto è importante questa lettura che fa Gesù? Ecco perché qui per me c'è una chiave per una lettura sapienziale. Incominciare a vedere come la parola indica, indica, ma non condanna. Indica, ma aiuta a fare distinzione. E nel fare distinzione dà anche una mano a venire fuori, a venirne fuori. Quest'ultima cosa per me è importante perché ci avviamo in questo percorso sinodale, ma ci avviamo a essere anche una chiesa che quando guarda i santi, terreno ottimo, non terreno buono, non perda la speranza che anche dalla strada si arriva alla santità.